Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perderti altri video. Arrgh! In una cella poco distante da dove i nostri personaggi stanno avendo un dialogo con Rodrigo Restalez, l'ex Panama del Fedora, c'è un uomo con dei baffetti tutti un po' stropicciati che sta ascoltando la conversazione. Quest'uomo è Fidel Santiago. Ha avuto i suoi problemi nella Crimson Trinity. Era presente quando i 5 dell'Ave Maria sono, anzi in realtà 3 dell'Ave Maria più 2 fuori, hanno distrutto in parte la parete della prigione e ora stanno usando una possibilità di fuggire anche lui. Nella cella di fianco un uomo anziano sta porgendo estrema attenzione alle parole di un uomo non così tanto anziano, ma comunque bello. Col cuore sempre giovane. Ti fissa. Quindi se può interessare parlare con il mio prigioniero, se potrebbe organizzare un incontro in modo tale che io abbia tutte le informazioni che mi servono prima di recarmi a Baisella. Non riesco a capire se stai utilizzando l'accento baisellese o no. Lasciami stare. Perché all'inizio, parlando con Rodrigo, non l'hai utilizzato. All'inizio no, però poi mi sono ricordato che c'erano anche loro, quindi ho avuto un attimo di... Te non ti preoccupi. No, Rodrigo si preoccupa, sì. Lascialo stare, Rodrigo, che adesso lo diventa il mio papà nuovo, il mio nuovo papà. Quale sarebbe il vostro piano? Beh, il piano era appunto recuperare tutte le informazioni possibili su questo culto e poi tornare a Baisella e poi da lì vedere. Devo anche consegnare delle cose importanti a mio padre o potrei consegnarle anche al Fedora se ci fosse dell'interesse reciproco, ma siccome lei non fa più parte del Fedora... E questo come dovrebbe coinvolgermi? Io non l'ho mai reputata colpevole di quello che è successo. Il fatto che lei sia stato sostituito, secondo me, è un grande smacco ovviamente per lei, ma soprattutto per quanto riguarda il Fedora. Ora c'è quella ragazzina, quella Virginia, al posto suo. Non... La signorita Fugax è in grado di adempiere al volere del Fedora come Panama. È sì, brava, competente, conosce... Vedi che fa una pausa? Alcuni dei miei segreti? Ma perché lei è imprigionato, signore? Ah, ragazzino, semplicemente molte persone credono che io sia una persona cattiva. In realtà col tempo, perché è il tempo quello che darà ragione a me, capiranno che non ho fatto niente di sbagliato. Capitano, sembra una brava persona, possiamo liberarlo? Le guardie... Io mi avvicino parlandogli, allora, prima a voce alta, cioè no, ben se puoi deliberare, perché è in prigione. Chi mettono in prigione di solito? I criminali. Perfetto. Poi mi avvicino ben sottovoce e dico, ci stavo pensando anch'io, però... Ma domanda, le guardie sono quante? Due. Sono in due, sono di fianco alla porta alla della porta. Cella, quindi in realtà... Ok. C'è lì che stanno dicendo, siamo su scemi. Tanti a noi lo dicono. Certo, ovviamente. Vabbè, allora, io ho sentito quello che lui ha detto. Quello sottovoce forse no. E hai visto che Ben ha cambiato espressione. È diventato improvvisamente molto serio. Io mi affianco a Roberto, sempre a voce, vabbè, non sottovoce della serie I Segreti, semplicemente una voce normale faccio. Quindi, che dobbiamo fare? Come te la cavi a mani nude? No, non c'è bisogno. Che cosa hai in mente? No, non pensare male, ho sempre preferito altre cose io. Sei anche troppo giovane per me. Vogliamo fare... Vogliamo. Vogliamo cogliere il suggerimento del... Se... Ma io non ho bisogno di farla a mani nude, a quel punto... Mi ricompaiono in mano le pistole. Perché ti ricompaiono? No, come funziona? Dimmi tu, perché non ho... Cioè, qua per me era proprio una roba tipo ricompare in mano. Sì, ok, per la sintesi della sua scheda ricompare in mano. Però in qualche modo, evidentemente, tu hai consegnato delle pistole, hai consegnato... Ha detto, ok, hai consegnato tutto. In realtà avevi comunque le tue pistole di fiducia all'interno degli stivali. Ok, allora mi chino come per allacciarmi uno stivale. Come dire, stivali come stringhe. E tiro fuori le pistole... E sparo alle guardie. Ah, io appena vedo che lui sfodera le pistole mi avvicino alla milady. Signora Santa Maria, si metta al sicuro.
E le faccio cenno. Io ovviamente mi scanso. Stanno per accadere delle cose, si mette al sicuro. E queste cose accadono. Tu, incrociando le pistole in maniera molto figa, tum tum, le guardie non se le aspettavano. Entrambe in testa. Entrambe muoiono sul colpo, cadendo a terra. Visto che non mi risulta che tu abbia utilizzato silenziatori. No. L'eco di due spari si distribuisce in tutti i corridoi della prigione. Perfetto. Creando non pochi rumori di conseguenza. E poi dico, adesso hai il piano, no? Ah, così? Ci stavo ancora ragionando! Che sta succedendo? Cominciate a sentire gli altri prigionieri. Capitano! Senti, ho risolto una situazione facendo finta di essere un gatto, ti ricordo, in Lux Astra, quindi posso fare quello che voglio. Quello è fantasy. Vabbè. Capitano, ci penso io. Ben nel frattempo io ricarico le pistole. Okay. Normalmente. Io vado da Ben Bene e dico, Ben Bene, apri la gabbia. Subito, capitano, tiro fuori il mio coltellino e inizio ad armeggiare. Io metto una mano dietro la schiena e tiro fuori il pugnale. Attenzione, è arrivato il momento di tirare un po' di dadi. Oh! Qua, signori e signore, anche ovviamente, c'è una bellissima scena drammatica che potrebbe diventare una scena d'azione. Cominciamo da Gabrio. In questo momento la situazione è: due spari sono avvenuti, due guardie sono schiattate, i prigionieri hanno sentito il rumore degli spari, quindi cominciano a capire che potrebbe esserci qualcosa di molto interessante che sta per accadere, ma al contrario, anche le altre guardie hanno sentito il rumore di spari, quindi molto probabilmente arriveranno a brevissimo. La situazione non è facile perché il corridoio delle celle è fatto apposta per non scappare. Potete andare in due direzioni, o più in profondità nella prigione, o tornare da dove siete venuti, che però lì sapete che c'è comunque un cancello all'ingresso dove vi hanno preso le armi. Io vado di acume e notare per innanzitutto studiare la zona circostante e studiare le guardie morte per terra. Metti che hanno chiavi, cose, robe, pistole e quindi armi, visto che io ho solo il coltello in questo momento. Io voglio scassinare col mio coltellino. Grazia e furto. Ok, 5. Marco? Io voglio prendere una posizione, diciamo, ottima per minare l'unica punto d'ingresso, quindi ti direi mira, sicuramente, per sparare a chiunque dovesse passare. Grazia e mira. Forse, sì, grazia e mira, sì. Enrico? Io approfitto della sua buona mira e vado esattamente nella direzione da cui potrebbero arrivare le guardie, tutta spaventata, inventandomi improvvisamente una storia pronta ad essere tirata fuori se qualcuno arriva. Eccellente. Panache e convincere. Ok. Quindi devi fare somme per arrivare a 10. Ok. Poi facciamo 8 e 7, un altro 15. 8 e 7, un altro 15. Cioè, hai fatto Dio 6 praticamente. 16 e t'avanzano 6. Quanti incrementi avete fatto, Gabrio? 5. Rico? 4. Sara? 3. Marco? 9. Bella madonna, 9. Ha capito, l'abbiamo fatta insieme. Cioè, i tiri di Cristo ha fatto. Con le pistole, questa è una pistola, immaginate la pistola. In 7C, chi ha fatto più incrementi comincia per primo. Ti ricordo che le pistole, le tue hanno una particolarità, ma le pistole tu puoi sparare, ma per ricaricare ti costa 5 incrementi. Quindi non è che l'ho fatti 9, però intanto però, non ci ha ricaricato. Però le pistole fanno... uccidono. Ok. Cioè non perfetto. Sono come i pugni che... Allora, io per adesso, finché non vedo nessuno che entra, resto lì pronto a sparare. Entrano un paio di guardie. E allora sparo un colpo per guardia alla testa di entrambi. Wow! E basta. Pem, pem! Colpisci in una maniera perfetta in mezzo alle orbite di entrambi. Evitando la signorina che era lì. In realtà è ancora di fianco a te, non è ancora partita. Ok, ok. Che cadono a terra stecchite senza aver nemmeno possibilità di fare A. Ah, tu volevi convincerle. E quindi ho usato due incrementi, uno per pistola, sì. Giusto? Ok. Quindi sono a 7 e a questo punto ti direi ne uso 5 per ricaricare. Una pistola. Una pistola. Caro mio, sì. Porca vacca. Vabbè, comunque ne uso 5 e me ne restano 2, quindi ho una pistola sulla carica. Gabrio. Allora, come dicevo prima, io uso un incremento per ravanare le guardie, quindi per recuperare se hanno delle chiavi, che magari hanno le chiavi delle celle. Ok, in una delle due guardie trovi le chiavi della cella. Ok, quindi ho usato un incremento. Okay. Noti che addosso non hanno niente di particolarmente di valore, hanno un corpetto di cuoio e una gonnella color panna, molto romaneggiante. Sotto sono nudi.
Cioè, nel senso, non... Tu guardi sotto la sottana? No, era giusto per capire se la divisa era fatta solo dal corpetto e dalla gonnella e sotto sono nudi o sono vestiti normali. Hanno dei sandali alti. Ah, ok, è proprio la romana. Esatto, e come arma hanno un pilum. Una lancia. Ah, ok. Ah, non hanno pistole. Non hanno pistole. Tu non lo sai, però. Ah, è giusto, certo. E hai visto Marco ammazzare a sangue freddo 4 guardie in 8 secondi circa. Bene, l'epoca dei pirati, si ammazza. Noi non siamo pirati. Quanti incrementi mi costa spogliare una guardia e vestirmi da guardia? Bravo, cazzo, bravo! Con acume e notare dovrei cambiare il mio approccio. Che ti diventa? Convincere. Cavalcare. Convincere. Cavalcare non credo. Okay. Credo che l'obiettivo tu sia convincere qualcun altro che tu sia una guardia. Sì, certo. E quindi è convincere. Mi devi cambiare approccio consumando un incremento, improvvisando. Allora, quindi rimane acume e convincere? Sì. Ti serviranno 2 incrementi per farti cambiare, perché comunque devi togliere i vestiti alla guardia, toglierti i tuoi e scambiarli. Ok, allora ti uso 2 incrementi per cambiarmi e vestirmi da guardia e ti uso l'ultimo incremento per usare il mio giaccone, quello che ho sopra, come borsa per tenermi tutta la mia roba. Quindi sei a 0. Sono a 0 incrementi e adesso sono vestito da guardia, compreso di lancia e tutto. Enrico, 4 incrementi. Per ora mi sono abbastanza inutili se non arriva qualcun altro e se lui non ha finito i colpi, quindi sta per arrivare qualcun altro? Non fai mai queste domande. Sì, allora mi preparo togliendo la collana, gettandola dentro a una delle prigioni e inizio a gridare che c'è una persona che mi ha appena derubata e io sono la priorità in questo momento. Arrivano un paio di vigiles, stavolta con un'armatura più pesante e uno scudo di quelli classici a torre romani da antisommossa. Sì, ok, ma quelli mi hanno preso la collana. Ti spingono via perché sei chiaramente una persona che non dovrebbe essere lì, ma non sei la loro priorità, visto che c'è un tizio con 2 pistole in mezzo al corridoio. Quindi puoi utilizzare un incremento per evitarmi il danno di schiantarti addosso a uno scudo. Ma è la figlia del prefetto. In questo momento credo che abbiano altre priorità. Sono morte 4 guardie. C'è differenza tra ciò che io farei e ciò che lei farebbe, quindi la risposta è... Mi prendo le botte e comunque passo il tempo a gridare chi cazzo sono io. La domanda che ti faccio io è, in questo momento, utilizzi tutti gli incrementi per fallire e quindi ti guadagni un punto eroe o utilizzi un incremento per fallire questa cosa? Cioè, non utilizzi l'incremento in generale. Il punto eroe è molto utilizzabile. Infatti, dopo. Hai 2 opzioni. O ti prendi... Allora, se tu mi hai detto che mi prendo la scudata, ti prendi un danno. Nel caso tu dicessi, no, io fallisco, ti prendi comunque il danno, finisci gli incrementi e ti do un punto eroe. Quindi quella delle 2 strade prendi. Mi prendo il punto eroe e mi faccio colpire in faccia. Quindi, anche perché penso che lui comunque abbia diverse passive dove può usare il suo punto eroe. Quindi poi dichiari di voler fallire, ti prendi un danno, annerisci la spirale della morte e ti pigli un bel punto eroe. Ben. Io uso 2 incrementi per scassinare la serratura col mio coltellino. Ok, ce la fai, cominci a sentire il rumore di passi pesanti in armatura che si stanno avvicinando. Più velocemente. Clac, si apre. Presto, presto, venga, signore, la portiamo al sicuro. Vedi che appoggia il libro con calma. Sicuro dove sarebbe? Non lo so, lo scopriremo. Presto, venga. Non avete un piano? Non servono i piani, è con noi, siamo forti. Venga, venga, visto, quello lì ha ucciso 4 guardie, insomma, siamo forti. Sì, ho notato l'idiota che ha fatto rumore. Però ormai è andata, quindi, insomma... Perché sono sempre circondato da idioti. Io lo prendo per la giacchetta e lo tiro via. Venga, venga. Tocca a Marco. Davanti a te ci sono 2 centurioni con armatura pesante e gli scudi antisommossa che si stanno avvicinando con la lancia impugnata. Stanno correndo verso di te. Sto pensando. Fermo tu, assassino. Perché loro hanno per scontato che sia stato io a ucciderli, giustamente. Sei l'unico con 2 pistole in mano. Io sono vestito come loro e ho la lancia. Cioè, non è che... Posso notare... Non posso notare qualcosa nella stanza? Cioè, dipende cosa intendi. Cioè, nel senso, voglio capire se c'è qualcosa che posso colpire sparando che magari mi risolve un po' la situazione. Ah, assolutamente sì. In questo caso qua la collaborazione fra giocatore e master è benvenuta. È chiaro che tu devi sparare a un oggetto. Certo. Se deve essere sempre mirare. Certo, certo. Quindi volevo capire ci se ci sono c'era... dei candelabri, non sono particolarmente grossi però. Ok, e loro stanno passando sotto a questi candelabri a un certo punto, ok. Allora, di base io forse, visto che ho un solo proiettile e quello che penso è, sono 2,
non riuscirò mai a ucciderli entrambi con un proiettile, che sono bravo ma non così bravo ancora. Quindi vedo i candelabri, elemento di distrazione, sparo al candelabro, quindi prendo la mira così con una sola pistola, sparo al candelabro e faccio in modo che si rompe la corda che teneva il candelabro, che cade davanti ai centurioni che fermano la loro carica. Ok, e a quel punto vorrei poi utilizzare questa roba qui per ho un altro incremento in realtà, questo vale un incremento. Sì. A questo punto lo vorrei usare per scappare con grazia, cioè per dileguarmi con grazia. Beh, in questo momento in realtà puoi andartene via dall'altra parte, perché loro sono arrivati da dove voi siete entrati. Però dall'altra parte è dentro le profondità della prigione. Eh sì. E non ci di solito non ci sono altre uscite in una prigione, che io sappia. E quindi io vorrei andare dalla parte dove sono arrivati loro. E ti viene difficile, il corridoio quello è una prigione. Non lo so, ci provo a infilarmi, cioè nel senso... Beh, con un incremento semplicemente arrivi lì e loro ti bloccano a muro con lo scudo. Sei schiacciato attorno al muro, ti fanno un danno, a meno che tu non dica che usi l'incremento per schivare il danno. No, mi prendo il danno. Ok, sei schiacciato al muro dallo scudo, loro ti stanno puntando la lancia al collo. Sono sgherri? Sono considerati sgarri, sì. Ok. Ben al suo ultimo incremento, io uso un punto eroe, aggressione sconsiderata, spendo un punto eroe per sconfiggere immediatamente un'intera squadra di sgarri subendo una ferita drammatica. E in più ho altruista come virtù, vedo che lui è in pericolo, posso subire le conseguenze di un rischio, quindi al posto suo, dato che lui prima mi ha offerto il caffè. Ok, in questa cosa qua lui ha già subito le conseguenze del rischio, ricevendo il danno. E allora semplicemente uso il mio punto eroe per aggressione sconsiderata. Wow. Na. Futuro nel baseball. Vorrei. Da terra vedo che la situazione è abbastanza disperata, perché lei è al muro e si è fatta male. Il capitano ha deciso di fare le buffonate mascherandosi adesso, lui pure al muro, quindi dico, insomma, tocca sempre a me. E prendo la lancia da terra di uno delle guardie e con velocità passo sotto le gambe della prima guardia che vedo arrivare, giro la lancia, cerco praticamente di farli cadere. Si riesce a infilare nella maniera migliore? Sì, ha molta maestria comunque con le lance, cioè le sa usare. Quindi riesci a infilare perfettamente all'interno delle caviglie e fai un movimento di questo tipo qua ed entrambi cadono a terra, facendo cadere anche gli scudi sopra di loro, e sono storditi. Esatto, cioè non li ammazzo, però li metto KO. Hai finito i tuoi incrementi. Hai finito tutto. Marco, l'ultimo, ragazzi, vedi, si ripagano. Hai l'ultimissimo incremento. Lo utilizzerei per scavalcarli e andare verso l'entrata. Verso l'entrata. Esatto. Siamo fuori dalla scena drammatica. Signore, venga! Ha visto? Ce l'abbiamo fatta! Per puro culo, comunque. Andiamo. Ma dice così, Padawan? Sì, sì, per sì. Puro culo. Dice chiaramente così, dai. Signora Santa Maria, tutto bene? Rivoglio la mia collana. Devo riavere la mia collana ora. A questo punto me ne sbatto, io la prendo, la strattone, dico, vamonos. La mia collana. Non potevo spendere tempo a chi. Fermi, ho bisogno anch'io del mio orologio. Che palle queste. Il signore mi capisce. Vabbè, sì. Tornate a prendere i vostri averi. No, prendiamo l'orologio velocissimamente e scappiamo. Capitano, quindi lei si è mascherato per... Così facciamo finta che vi sto scortando fuori dalla prigione vestito da guardia, così magari nessuno sospetta? Ma non ci sono più guardie. Ce ne saranno altre se dobbiamo uscire da questa cazzo di prigione. Ce ne saranno altre che hanno sentito gli spari, esatto. Idiota. Quindi io sto portando al sicuro delle persone che sono venute in visita alla prigione. Ma capitano, io sono solo un ragazzino, ma stiamo uscendo dalla prigione. Non è sensato che pensino che lei li stia scortando fuori. Se voi siete ospiti e non prigionieri, io sto portando fuori delle persone che sono venute in visita. Ah. Per metterle al sicuro. Fratello, io recupero collana e orologio, perché noi stiamo qui. Nella collana lui l'ha lanciata dentro una cella. Ah, ciao, rimane là, recupero l'orologio. L'orologio è di là dove avete lasciato le pistole e le armi. Ah, ok, allora andiamo. Okay. Io rinfodero le pistole, perché se questo è il suo piano... Mentre state per uscire dal corridoio saltando le guardie, sentite... Ehi! Qualcuno si gira verso una... Mi giro, sì. Io? C'è questo signore sulla sessantina, con questi baffetti neri. Ehi, posso uscire anch'io? No, deve aver fatto qualcosa di orribile per essere chiuso qua dentro. Ho rubato una vecchia abitudine. Però possiamo usarlo come esca, possiamo usarlo come distrazione. Più gente esce, più è facile che non ci prendano. È la seconda volta che vadono da questa prigione e io non vengo coinvolto.
Usiamo le chiavi delle guardie, no? Io ho le chiavi, effettivamente. Io immagino che le chiavi delle celle siano uguali per tutti. Non è che ogni cella ha la sua chiave, perché sennò si diventa scemi. Cioè, ascolta, cioè, provala. Ho un passepartout. Vabbè, prova ad aprire la cella di sto tizio. Si apre. Ok. Comincio a correre verso l'uscita. Ok. E andando verso l'uscita, apro tutte le celle. Bravo. Ok. Non si aprono tutte. Vabbè, quelle si aprono che si solo aprono... quelle da un lato. Ma tipo okay. Lily è il vagabondo. Sì, sì, io mi sono sempre sentito un po' vagabondo. Era il lato Quante della collana. Taglie da recuperare ci saranno adesso. Il mercato si impenna. Sto creando anche lavoro. Esatto. Dopo che hai aperto tutte le celle, i prigionieri, chi più, chi meno, perché qualcuno preferisce non uscire. Perché ha capito che forse non è il caso. Però la maggior parte comunque esce e cominciano a scappare un po' in tutte le direzioni, principalmente verso l'ingresso, da dove state andando anche voi. Io vorrei tenere d'occhio comunque il primo che ce l'ha detto per capire dove va. Cautamente va verso l'ingresso, okay. Ma quando vede che altri più scemi stanno correndo, rallenta e dice: non vado per primo. Ok. Ditemi voi. Era il lato della collana quello aperto? Palle! La collana! Sì, c'era la collana. Allora mi fido, la recupero. Questo si chiama diversivo. Adesso vamono, correre. Dai. Sì, capitano. Dai. Andate tutti verso l'ingresso dove ovviamente sta succedendo il marasma. Il gruppo di prigionieri sono stati fermati inizialmente da delle guardie che però non sono abbastanza. Infatti io arrivando nel casino urlo: evasione! Evasione! Come vi avevo accennato, i vigiles in questo momento sono per la maggior parte in giro per la città a cercare in qualche modo di ristabilire l'ordine e la pace. E quindi riuscite bene o male a sgattare dietro a tutti gli altri prigionieri che stanno creando caos, ma Rodrigo ovviamente vi dice: devo recuperare il mio orologio, è fondamentale. Noi dobbiamo recuperare le armi, io ho la mia spada, quella turbo power, quindi... E allora, scena d'azione. Ecco. Stavolta scena d'azione, cari miei. E io non ti ho detto che hai ricaricato le armi. Non hai detto che hai ricaricato le armi. Si tira di nuovo, ma stavolta tiro anch'io, perché anch'io i miei personaggini. Panache atletica. Un approccio inaspettato, esatto. Ma va bene. Cosa vuol dire panache atletica? Cioè, come tu stai fondendo la tua arte verbale con la tua arte atletica? Do degli ordini a loro e intanto schivo i colpi. Non te aspettavi che ero pronto, eh? Non credo funzioni così. Sono abbastanza sicuro che non funzioni. Vabbè, allora vigore atletica. Fa già meglio. Allora io vado di vigore atletica. Figurati se vi butto in mezzo e piglia schiaffi per sti scemi. Enrico? Mi sono appena presa un colpo in faccia, direi che è una il caso di in faccia, sì. Osservare con tanto acume quello che mi circonda in cerca di qualsiasi cosa che mi possa portare il culo fuori da qui. Quindi acume e notare. Sara? Noi sappiamo dove sono contenute le nostre cose? Non lo sappiamo. Sì, sono da dove l'ingresso c'era una guardiola, dentro la guardiola sarà. Ok. Cioè, non sapete esattamente dove sono state ubicate, però se riuscite a entrare nella guardiola ci vuol poco a trovarle, insomma. Allora, il mio approccio è entrare nella guardiola dove sono contenute le nostre armi, insomma tutte le cose che ci hanno portato via, e riportarle a loro. Quindi io, che sono più piccolino, sgattaiolo nella guardiola per cercare le nostre armi, in modo da riarmare tutti. Ti direi grazia, e dipende se vuoi usare furto o notare. Beh, furto. Ho più punti. Quindi grazia e furto. Ah, secondo me io qui quello che voglio fare è appunto recuperare le armi, ma in realtà ce l'ho. Forse vorrei ricaricare, quindi forse grazia per evitare eventuali danni mentre ricarico, e forse... Ma in realtà gli incrementi che usi per ricaricare sono qualsiasi, quindi potresti fare tranquillamente mira. Mira e vigore forse, perché magari in questo caso più che evitare con grazia si tratta di, visto che c'è una massa di gente che si sta muovendo, è più di andarci un po' di spallate pesanti e farsi strada. Assolutamente sensato. Quindi mira e vigore farei. Ok, tirate e tiro anch'io ovviamente. Allora, io uso due punti pericolo per darmi altri 4 dadi da lanciare. Io ho fatto 4 incrementi. 5 incrementi. Gabriel, quanti incrementi hai fatto? 2, ma mi avanza un dado, lo vuoi comprare? No. Vabbè, ci ho provato. Enrico? 3. Sì. Sara? 2. Io ho fatti 8. Ah, che botta di culo! Ma lui è sbroccato. E allora chi ne ha fatti 8 comincia.
Ne uso 5 per ricaricare. Vabbè, sei a 3. Esatto. Fatto. Cioè, lui è potentissimo, ma usa tutti i suoi incrementi per ricaricare la pistola. Potrebbe usare un punto eroe. Non ce l'ho. Potresti guadagnartelo. Fallendo qualcosa? Dipende. Sono tanti modi per guadagnartelo, su questi ripeto. Non posso, a meno che non mangio il cibo avariato. La scena davanti a me, quindi che cosa vedo? Vedo altre guardie. Ci sono almeno una ventina di prigionieri con una decina di guardie che stanno davvero, si stanno schiacciando uno con gli altri. Sono due fazioni che si sono appena incontrate e i prigionieri sono tutti a mani nude, quindi stanno cercando di strappare via le armi alle guardie. E le guardie ovviamente se le stanno cercando di tenere. In questo momento per me sparare non ha alcun senso. Quindi perché tanto c'è talmente tanto caos che sparerei a una guardia, ma sono già occupate. Tu stai usando le pistole delle guardie, giusto? No, le mie. Ma non gliele avevano tolte? No, ma lui usa un punto eroe perché le sue pistole sono un oggetto distintivo suo e può utilizzare un punto eroe per rievocarle. Aspetto un attimo e vedo gli altri come agiscono, perché ho visto Ben qui che prima sì, è pratico. Ha aperto la gabbia, la cella in X. E tocca a me. Okay, che io ho 5 incrementi. Uso subito 3 incrementi per dare contro quello con la pistola. Le guardie, appena ti vedono arrivare, pistola in mano, all'ingresso, è lui l'assassino! Attaccatelo! E ti arrivano e con le loro lance cercano di colpirti. Sono in 3, ti potrebbero fare 3 ferite. Decidi tu, visto che hai 3 incrementi, quanti ne vuoi utilizzare per schivare o non prendere i danni, o cambiare la scena, oppure se vuoi prenderle. Se fallisco prendo un punto eroe. No, perché lui ha fallito quando non aveva utilizzato nessun incremento. Ah. E tu devi fallire la scena. Ah, tutta? Eh sì. No, ne schivo 2. Il primo cerca di colpirmi, che magari è quello al volto. Mi abbasso, ovviamente abbassandomi. Praticamente, essendoci anche la folla intorno, sono abbastanza poi impossibilitato a spostarmi ancora e quindi gli altri 2 me li prendo. E spatapim, spatapam, un incremento lo usi per schivare e 2 però ti pigli 2 ferite. Sì, 2 ferite. Ok. Passo a 2 incrementi, lasciando il posto a Enrico. Ok, che cosa ho notato? Col tuo primo incremento noti che la guardiola è bloccata da un piccolo lucchetto che è posizionato all'esterno della porta, appunto, della guardiola. Tu sai che all'interno della guardiola ci sono le armi dei tuoi colleghi, i tuoi veleni e le tue forcine. Soprattutto le forcine. Però, ok, ho altri 2 incrementi che potrebbero essermi utili per notare qualcos'altro, perché io non ho una pistola con cui sparare in questo momento. No. Non penso che mi convenga avvicinarmi a lui e farmi sparare, e non sono abbastanza svogliata da non cercare una soluzione alternativa. Noti che ci sono delle travi da costruzione che servono a ridipingere un piccolo affresco all'ingresso, che non avevate notato entrando perché non era la tua cosa più interessante, che volendo potrebbero essere eventualmente rotte per far cadere queste travi sui tutti, in realtà. Hai notato queste cose con un altro incremento? Uffa. Sono informazioni che hai che puoi condividere con chi vuoi. Esatto, le hai notate solo tu, noi non lo sappiamo. Cioè, lei ha notato questa combinazione di cose. Voi magari l'avete visto, ma non avete fatto uno più uno. Certo. Siamo presi dal resto. E non mi serve un incremento per dirle a loro. No. Quindi posso aspettare un terzo incremento e poi dar loro informazioni. Considera che però se rimani con 0 incrementi ti pigli tutti gli eventuali danni che ti faccio. Okay. Perché gli incrementi servono anche a evitare le conseguenze delle azioni che fate. Allora comunico e basta, faccio sapere ai signori qui intorno che sì, c'è un affresco molto carino, magari lo dico anche con innocenza, dicono oh sì, l'ho notato, ma pensa un po', è carinissimo, è molto antico, inizio anche a parlare di quanto l'affresco sia interessante, lo so, avrò un trauma cranico probabilmente. la scudata. Voi capite, chiunque può ascoltare Maria Luisa capisce che ha chiaramente un trauma cranico, però effettivamente ha notato questa struttura che potrebbe essere pericolante. Ok. Potrebbe. Mm. Al momento non è pericolante. Quindi passi a un incremento? Ne ho usati 2. Sì, può sempre tornarmi utile per non morire. Siete tutti a pari merito con 2 incrementi. Io vorrei aprire la guardiola. Uso un incremento, è tiro fuori... È un lucchetto facilissimo, esatto, da aprire. Avevo già il mio coltellino, quindi mi metto lì. Iaccio. Entro, prendo tutte le... Lo lanci o lo tieni? Che cosa, lucchetto? Sì. Com'è? In condizioni buone? È un normalissimo lucchetto. Me lo filo in tasca. Chiedo. Prendo tutte le armi, quindi inizio... Allora, sono tante. Cominci a tirare fuori i cassetti... Sì, e passo, le lancio. Ma... Ah. No! Ok,
uso un incremento per lanciare le armi ognuna al proprietario. Tipo... no, cara mia, hai fatto furto. Non si può? Hai fatto furto. Quindi hai un incremento e non puoi nemmeno improvvisare. E tu mi convinci che con il furto riesci a lanciargli le pistole, io te lo concedo. Io semplicemente prendo le armi e urlo: ci sono! Mi giro dalla guardiola e vedo loro in che posizioni sono. Sono vicini a me? Siamo tutti vicini, immagino. Sì, non siete particolarmente distanti. Tanto Maria Luisa che è partita per sta facendo Piero Angela. Lontano dentro e fuori. C'è sotto, c'è proprio la, allora, la guardia. Io distribuisco. Attenzione, attenzione, io non ti ho detto che non puoi farlo. Ok. Ho detto che questa azione non avrà successo. Cosa significa? Che gli tiro le armi in fronte, cioè. Tradotto in meccanica, se tu lanci, loro devono utilizzare prendere. Un incremento per prenderla. Esatto. Stai lanciando delle spade e delle asce. Io ho mano lesta, però mano lesta è per mettere le cose in tasca alla gente, non per mettergliele in mano. Ma anche per rubargli, al contrario. La tasca, la mano, insomma. Tu dici che posso usare mano lesta, però mano lesta no, è sempre punto eroe e non ho un punto eroe. Inizio a prendere queste armi, mi giro e cerco di lanciare ognuna al legittimo proprietario, per quello che ben si ricorda. È abbastanza facile in realtà. Sono solo quelle? Ci sono solo le nostre armi? Ci sono tante armi. No, ci sono appunto, altre armi. Vabbè, la mia appunto. Spada te la ricordi? Sì, la sua sì, per forza l'ho vista mille volte. Quindi prendo la spada e la lancio subito al capitano. Capitano! Uso un incremento per prenderla al volo. Mi sa di sì. Ok. Ok, quindi lui ha la spada. Poi lui aveva le due pistole. Però no, ce le ha. Tu che altre armi avevi? Solo le due pistole? Se non te lo ricordi. Io no, non me lo ricordo. Detto. Quindi io tiro anche su. Anche Ben non se lo ricorda. Non allora. Ben non se lo ricorda. Cioè, non ha prestato attenzione. Su? Allora, tiro su. Un mandolino. Che cazzo di arma è? Se c'è, lo prendo l'orologio, ovviamente. Perché sì, c'è. Cioè, ma me lo ricordo, continuavo a dire l'orologio. E allora l'orologio lo becchi. Ok, quindi prendo l'orologio di Panama, me lo metto in tasca e mi segno di mentalmente di darglielo dopo, vediamo se mi ricordo. Tiro su. Una padella. E la lancio a Marco, ricordandomi che era sua. Io posso semplicemente. La sua mira. Nel senso, mi arriva diretta in faccia o posso semplicemente non reagire? Cioè, vorrei evitare sia di essere incremento per schivare la padella. No. Ah, perché magari arriva la padella tipo ting, e cade a terra, cioè non per forza in fronte preciso. Però se l'ha lanciata così tipo all'indietro. No, perché... esatto, io mi giro, signor Marco! E la lancio all'indietro. Padel. Vabbè, ma è una padella, quindi non... Senti. Hai mai provato a prendere una padella in faccia? No, nel senso, io il concetto era... fa male. Il concetto era, la evito per aspettare che lei mi lanci le asce, ma forse lei le asce non me le lancerà mai, quindi forse prendo la padella. Afferri la padella con incremento. Afferro la padella e ho un altro solo incremento. Solo un incremento. Trovo un bastone da passeggio con la testa di un'anatra. Quanto specifico, Sara? Ok. Verde, proprio colorato. Sì. E... Signora Maria Santa! Maria Santa! Sì. Santissima! Che lontanissima lei! Però il bastone lo tiro così. Ma siccome Maria Santa non ha incrementi, viene con tonk! Doppio travagranico per Maria Santa. Che già era lì che rimirava gli affreschi. Senti, all'improvviso Maria Luisa, che sta cercando di spiegare la qualità degli affreschi in questo... Queste creatature particolari tipiche del XII secolo. Arriva un bastone con un'anatra in fronte. E infatti del XII... Finito. Svenuta. Tonk. Ha finito. È tipo... Ops. Ti prendi un danno. Ah! No! Trovo due asce e me le metto così. Dico, queste non sono di nessuno e me le prendo io. Assolutamente. Io avevo anche le mie cose, io avevo una spadina. Ma quelle le riconosci senza alcun problema? Sì, no, le mie cose neanche. Ovviamente le riprendo, la pistola scarica, spadina. Trovo due asce, proprio le prendo e dico... C'erano anche le mie pistole, ma vabbè, lasciamole tanto sulla mano. Sulla mano ne ho altre. E poi te le prendo. Gabriel. Ok, io con questo incremento che ho non me ne faccio niente, lo butto nel cesso e ti dico che uso la mia virtù, che è scaltro. Io esco dalla scena senza subire danno. Quindi mi metto in salvo certo. Me stesso. Assolutamente. Praticamente scavalco tutto il marasma e ti dico che tra le chiavi che ho trovato ne trovo una che apre il cancello ed esco tranquillamente dal cancello principale. Anche perché sei comunque vestito da guardia. Quindi effettivamente non desti troppo. Ed esco tranquillamente dal cancello. No, è una virtù, non si usa il punto eroe. Però puoi usarla una volta sola per sessione. Fatto. Vedete che il personaggio di Roberto
Non c'è più. Ma con una tranquillità io poi sono uscito, capito, in mezzo alla gente. Anzi, ho preso anche la lancia e l'ho lasciata a uno dei rivoltosi. Ho detto, tieni. Sono fuori nel frattempo, nascosto, che mi sono tolto la roba e mi sto cambiando. E tu sei fuori dai giochi. Io ho un incremento ancora. Ma io ne ho due. Come posso utilizzare questi incrementi? Fermi, quella donna è armata! No! Ok. Ma come armata? Ha un bastone! Ha un bastone con un'anatra. Lei non sa di averlo, ma va bene. Cominciano a saltarti addosso per cercare di arrestarti. Posso urlare? È la figlia del prefetto! Ah! Fermi! Chiaro che difenderla! Prendete i prigionieri! Lui ha una pistola! E quindi ti prendi le conseguenze delle azioni che dovevano andare a lui, a lei, e te le pigli tu. Altre due guardie ti attaccano e cercano di arrestarti. Quindi la prima cerca di fermarti, ti cerca di prenderti la pistola. Hai un incremento, che fai? L'impalcatura, se crolla, io calcolo che riesci a prendere anche questi due? Sì. Allora io col mio incremento sparo. Miro all'unico punto preciso che io so esattamente essere il punto che, se colpito, farà crollare l'impalcatura. Perché lo so. Perché te l'ha detto lei? Ho studiato architettura in tempi non sospetti. Quindi miro, sparo all'impalcatura in quel punto, l'impalcatura crolla e crolla in testa a loro. Che rimangono svenuti a terra. La caduta dell'impalcatura colpisce anche alcuni prigionieri, alcune guardie, crea una nube di polvere molto grossa che riempie completamente la stanza. E a quel punto, vamonos. Tu scappi, ben ben? Io cerco di tirare sulla signora Santa Maria sì. Cioè, mi trascino lei, comunque, il concetto è quello. Perché ho fatto un danno, quindi... E scappate fuori dall'ingresso principale. Aspetta, il signore... È con voi, Rodrigo. Ok. Uscite fuori dall'ingresso principale, la polvere fuoriesce fuori dal portone d'ingresso e trovate fuori Roberto che vestito normale, come prima. Che sta fumando. Quindi... Che sono lì che... No, Roberto non fuma. Ah, chiedo scusa. Roberto purtroppo non fuma, non gliel'hanno mai comprate le sigarette dei suoi genitori. Sei 40 anni. Mi trovate tipo appoggiato lì a un muro, vestito di nuovo come ero vestito io normale, così che vi guardo. Credo che sia il caso di nasconderci, No? Credo che sia il caso, sì. Il mio orologio, trovato? Sì, l'ho trovato. E tolgo dalla tasca e lo guardo un attimo prima di darglielo, perché lì per lì non l'ho guardato. Cosa noto? Un orologio di ottima fattura, molto vecchio. Carino. E glielo do. Per caso hai recuperato anche delle asce? No. E ce le ho di fianco. A questo punto che devo fare? Io ci credo. No. Vabbè, le vedi. Che ne so. Ho capito che crede le cose, ma non sei un incoglionito. Cioè. Quelle sono le mie asce. E sono tue. Sì. Non so se è questo il momento di parlare di asce, sì, scusatemi. Che corriamo, le prendo e andiamo. No, tipo sbuffo perché le volevo, però gliele ridò. Le prendo e le metto. Dove andate? Andiamo alla nave. Potrei, essendo che è proprio quello che posso fare, casualmente, mentre sono tutta rincoglionita, dire: oh, ma guarda, quella è la casa del tizio, cugino del fratello del coso, che potrebbe ospitarci. Magari pure, che ne so, un libraio, collezionista di libri. Ne ha un sacco, soprattutto di fiabe. Yeah. Quindi cos'è che dici? In breve: oh sì, quello è Ludovico, il mio caro amico. Oh sì, è proprio casa sua, sembra proprio casa. Sono sicuro che sia casa sua. Lo sapete che lui ha un sacco di libri interessanti. Anche lui ha un affresco in casa, rappresenta me nuda. Ma è stato tanto tempo fa. Forse non voglio nascondermi. Capitano, non voglio vederlo. Forse voglio restare fuori e subire i danni. Montoya, riportatemi a bordo, per piacere. Maria Luisa vi dice che lì vicino, appunto, c'è una casa sicura in cui poter scappare. In realtà non vi sta automaticamente convincendo. Ok, però vabbè, ci sta effettivamente. Se è un parente suo, sarà anche un parente mio. Tentenno all'affresco di lei nuda, però... Io mi ricordo di mio cugino Lodovico, che non mi è mai stato troppo simpatico, ma mi ricordo che era molto ricco. Quindi sì, seguiamo Maria Santissima dal cugino Lodovico. Quando ha detto cose affrescate io dico sì, andiamo. Non posso assicurarvi che nulla di questo fosse attendibile. Lo scopriremo. Correte un po' fra i vicoli delle strade della città, riuscite a capire più o meno dov'è la posizione in cui le guardie stanno arrivando, perché hanno sentito comunque il caos che avete generato. Le guardie stanno andando verso la prigione e voi andate verso una direzione opposta. La casa di questo Lodovico, di cui ovviamente adesso in questi pochi secondi creerò tutto un background incredibile per cercare di evitare di essere non canonico, è una casa su due piani,
Per la porta. La porta si sbaglia. È una casa su due piani, tipica del dominio Audax. Non oliata, però. Non oliata, la casa intera proprio. Sì, sì. Con dell'edera che sale su sopra e ha addirittura un terrazzetto molto bellino con delle rose. E sopra c'è Lodovico che vi vede addirittura arrivare. Ah, Maria Luisa! E ciao, caro. Chi era questo? Mi stanno portando in giro. Era un tuo cugino questo? Ma che ne so io? No, che cosa hai detto prima? Ha detto che era un nostro cugino. Un nostro cugino? Può essere anche di di quinto grado. Ah, entrate! Anche loro? Ma certo, sono tuoi amici. Ma, no, non ho tempo, fa niente. Ma il bastone l'hai preso? Ma quale bastone? Io entro. Ah, prego, scendo subito, ho già preparato il caffè. Entrate in questo portone di una villetta medio nobiliare. Diciamo che li faccio entrare un po' tutti con poco garbo, anche Panama, proprio li spingo tutti dentro. L'interno comunque effettivamente è pieno di dipinti, di quadri, evidentemente deve essere una persona che è interessata all'arte in generale. Bello brutto. E quel famoso affresco? Non lo vedete ancora. Ok. Scende e c'è questo signore sulla cinquantina che ha una tonaca color viola che viene indossata sul fianco, tipica del dominio Audax, e vi accoglie dicendo: ma non sapevo che stava arrivando Maria Luisa, è sempre un piacere vederti qua. Devo dire che le strade di questo dominio stanno peggiorando terribilmente, c'è una protesta di ultima generazione qua fuori, è terrificante. Stiamo nella... Guarda, dopo quello che è successo qualche settimana fa con quei terroristi, io non so più cosa fare, questa casa qua ormai è un porto di mare. Posso avere un punto eroe? Sì. La sua casa è un porto di mare e io sono un cercatore di orizzonti. Me la sono cercata, vai. Io guardo Lodovico, faccio: hola cugino, come stai? Quanto tempo che non ci si vede. Ah, Roberto! E ti fa puffetto così, perché comunque lui ha 10 anni più di te. Quindi... Come stai, cugino? Bene. Ce l'hai ancora quel vino buono che ci hai offerto l'ultima volta che siamo venuti qua a fare la grigliata? Ah, quello di Lugdum, sì, certo, ce l'ho. Accomodatevi, poi avrei bisogno, se possibile, il mio amico Indico Panama, che immagino che sia tutto un po' macerato. Se è possibile che tu gli dia qualcosa per vestire, è un mio amico, è uno un po' meno fortunato che io, sai, io e Maria Luisa portiamo un po' in giro per aiutarlo un pochino. Se gli puoi dare possibilità di darsi una lavata, un vestito, qualcosa. Sei veramente una persona dal cuore d'oro. Lo so. L'ho sempre detto, ho sempre pensato che le persone non avrebbero mai capito il tuo valore. Vero. Meno male che tu comunque dai il sole nel cuore delle persone. Sì. Sì, ed è per questo che stiamo aiutando questo nostro amico. Quindi, se è possibile. Ma certamente, ci mancherebbe altro. Lei che taglia porta, è Rodrigo. Che ha capito la situazione. Vabbè, a taglia tal dei tali. Sì, adesso vado subito, vado a prendere, ti porto il vino, il caffè per i ragazzi. No, il caffè è solo. No, per io voi. Sto a posto. Allora, niente caffè, allora, niente, basta il vino. Ma capitano! Niente caffè, ben. Va bene. Basta il vino, grazie mille, sei sempre gentilissimo. Ma è sempre un piacere avere ospiti. Maria Luisa, mi vuoi accompagnare a preparare il vino? Posso avere dell'acqua frizzante? Non so come si... La faccio bollire se vuole, ragazzi. Io sto ancora camminando un po' storta, non capisco bene dove vado. Ti seguo dove vuoi, basta. Unico momento in cui mi allontano. Vieni come in dispensa. Insieme con tuo cugino Lodovico andate in dispensa. Tra l'altro io ho capito adesso che tuo cugino ha un ritratto di te nuda. Questa cosa mi inquieta. Un affresco addirittura. È una roba artistica. Poi l'affrontiamo. Stiamo seguendo noi. Tu e Lodovico state andando in dispensa, visto che comunque è tuo cugino, avete un rapporto. Che cazzo ne so io di che rapporto avete, però comunque... Non lo so, secondo l'affresco, secondo me... Lasciamolo lì, quell'affresco, che non l'abbiamo ancora visto, questo affresco. È una specie di rapporto. Non lo voglio sapere, non voglio entrare in queste dinamiche, che sono solo loro. Andate verso la dispensa e, visto che è un po' che non vi vedete, ti chiede un po' come sta andando in generale la vita, come va, come sta mamma, tua mamma. Mi biascico un pochino. Tutto a posto? Hai bisogno di un rinvigorente? Se ne hai uno, per favore. Ma certo, sì. Ho qui tutto un cassetto intero di rinvigorenti. Eccolo lì. Siamo in un'altra stanza, stiamo parlando per i fatti nostri. C'è uno specchio. Porca troia. E ti dà un flaconcino di vitamine. Posso stendermi un attimo? Ma certo, c'è una lettiga qua di fianco. Perfetto, mi stendo sul pavimento sul momento. No, intendevo di... Non me la ricordavo così strana. Hai bisogno di qualcos'altro? Ti vedo... Mi potresti tenere i piedi verso l'alto? Vuoi un cuscino? No, alzami le gambe, fa bene, fa aria. Ok.
tira su le gambe. Sempre che queste persone che mi stanno portando in giro non mi piacciono un granché, io non so più quante sono, all'inizio erano 6, poi sono diventate 8, io non ho capito se sono 4, 3, 2. Ci sono i 4 di là. Tutto bene, forse il vino non è per te in questo momento. Io guardo il soffitto. E vedi l'affresco! Cioè, è indispensa l'affresco! È tutta affrescata! Ma c'ha fuori la Patong? È ben nuda! È nuda! Io mi immagino come quel ritratto di non mi ricordo bene adesso chi è, che si chiama tipo L'origine della vita. Ah, ok! Che c'è proprio la passera lì di fronte, solo quella. Ottimo! Enorme sulla soffitto. Sì, sì, è gigantesca. E da lì scende il candelabro. Con me. Vabbè, noi siamo in un'altra stanza, grazie a Dio non lo vediamo. Esatto. Perdonami, ho dovuto mettere una luce qui perché non si vedeva proprio niente. Mi potresti chiamare mio fratello? Certo, ovviamente. Roberto! Sì? Tua sorella ti vuole. Sì. Vado lì, vedo questa stesa per terra con le gambe in alto. Con Ludovico, sì, le gambe. Dimmi. Non ti pare che si stia un po' screpolando il colore? Ma io tiro sulla testa e vedo questa cosa terribile. Danno drammatico? Danno drammatico, basta anche due. Non, posso usare la mia virtù che esco dalla scena senza recarmi danno? L'hai già usata. Io rimango un attimo così, rimango tra lo stupito e anche un po' il conato di vomito, effettivamente, un pochino di... Ludovico, dammi il vino. Sto tenendo le gambe di... Qual è? Lo prendo io? La viniera è lì di fianco. Perfetto, acchiappo roba a caso, tipo 3-4 bottiglie le porto di là. E torno di là nella stanza, faccio... Palesemente sbiancato. Con due bottiglie di vino sotto le ascelle, due in mano. E la Madonna. Sì, 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 ho bisogno di bere in questo momento. Capitano! Tutto bene? Volete del vino? Non sono mai stato bravo con le confessioni. Non con le mie, almeno. Ho sentito confessare eretici, streghe, militari, anche colleghi. Chi potrà mai confessare me? Ho talmente tanti segreti che alcune razze di questo sporco continente non vivrebbero abbastanza per ascoltarli tutti, come le migliori storie, le più lente poesie o le ballate degli eroi. Da qualche parte dovrò pur cominciare, no? Forse da quel giorno in cui mi impiccarono due volte? O forse dall'incontro con un dio antico come la terra stessa? O magari dal giorno in cui incrociai il mio sguardo con il tuo. Oh sì, potevo fare accordi con dei e con mortali, ma con te... Con te sì che avrei messo su qualcosa. E non c'è vincolo più forte. Con te avrei fatto una famiglia. Intel e Tatai Lab presentano il 9° volume a fumetti di Luxastra. Famiglia. 64 pagine a colori disegnate da Nicolo Schiatti e Alberto Bugiù. Copertina di Ivana Abate e sceneggiatura di Luca Occhi e Andrea Elmetti. Scopri le origini di Boris, tra doppi giochi e tradimenti, amore e contese. Le prevendite sono aperte e chi partecipa al pre-order riceverà un'esclusiva cartolina da collezione. La locanda delle Magnolie è un... edificio molto diverso da quello che sono tutti gli altri edifici luteniani. Infatti il buon Oliviai non capisce bene come sia possibile che sia così tanto frequentato, perché all'interno, voi siete passati per l'interno, avete visto comunque che i tavoli sono occupati principalmente da luteniani. Siete usciti nella veranda e siete stati raggiunti dal locandiere, Andrei Loshev. A vous le menu! Certo, chiamo cameriere Pezza, voi già conosciuto? Sì, quello piccolino, carino, biondino. Molto carino, molto biondino, bel culo. No! Cioè, scusa! No! Diamo atto! No! Sì! Non ci puoi sì. mettere una pezza su Pezza. Mi sa che volevo mettere altro. No, è questo il problema! No, tu, io ho fatto promessa, tu hai chiesto donne ruteniane, no pezza ai ruteniani. Ok, sono donne e uomini. No, tu hai detto donne. Pezza ruteniano?
Da. A posto. Io ho fatto promesse, devo ricordare esattamente le parole che ho detto, però no. Era uomini e donne. Era uomini e donne. Io volevo combattimento, ma basta, non mi sembra molto adatto. Aspetta. Adesso vedi. Arriva Pezza con i menù. Oh, grazie. Pezza, fidati di me, vieni qua, dai menù e vai via, veloce, corri. Corri! Ma perché? Madonna, che bella donna ruteniana che mai visto. Vai chi? Via! Dove? Là, in fondo, dopo Rutenia. Ma l'edificio dopo. Grigio? Dopo Rutenia, cioè, oltre il mare. Oltre il mare. Vabbè, Pezza è un po' confuso, ma va via. Qui qualcuno non sta rispettando la propria parola data, Mi sa che bisognerà dirlo. No, non mi sembra di aver fatto nulla. Io ho impedito di fare qualcosa? Mi stai dando contro! Non è vero, io sto semplicemente manipolando il fato. Dopo io presento due donne. Stando al contratto che hai stipulato con Baba Yaga, mio caro, qua c'è scritto chiaramente che non solo non devi mentire, ma per giunta devi rispettare qualunque promessa data. In quest'altro contratto firmato con il dottor Bacto risulta che lei effettivamente abbia dato la sua parola per permettere al suddetto dottore di conoscere, leggo testualmente, pucciare il biscottino in qualsiasi orifizio io indichi. Allora, io sono quasi sicuro di non aver mai dato consenso a biscottino pucciato. C'è un'impronta di orso qui. Faccio promessa, io dopo presento due donne incredibili e uomo pazzesco. E anch'io faccio una promessa che se io me ne vado da Rutenia senza aver pucciato il biscotto in un rutenese, l'unico che resta sulla nave sei tu. Oh, beh, chi sono io per dire di no all'amore? Ho fatto amore con balena, posso fare amore con Bacto. Io lo dico. Aggiorno il contratto. No, non sì. Aggiornare il contratto. Io sono sconvolta. E anche Andrei, che è al vostro tavolo, io è lì che mi sta guardando. Io da questa conversazione sono abbastanza sconvolta. Kyla, ricordati che gli adulti ogni tanto fanno cose di cui non si sentono particolarmente fieri. E io non capisco perché comunque lui è diventato il mio avvocato, ma va bene lo stesso. Il mio avvocato. Al tuo avvocato. Sì, no, in verità c'è un conflitto Andrei di interessi. Si rivolge. Tu parola. Combatti? Io cucino. E basta. Hai mai combattuto? Sì. Ah, e sei molto forte? Non abbastanza da non perdere occhio. Ah, l'hai perso combattendo? È storia molto lunga e preferisco non parlare. Ok, va bene. E quindi il menù? Il menù? Cosa, Andrei, visto che tu cuoco bravissimo, altissimo e poco occhiatissimo, cosa consigli noi? Lasagne di ragù di girana. Buono. Fatto con patate, panna acida, molto buono. Buono. Faccio io personalmente. Tu consigli quello? Te anima dentro. Con vodka? Certo, è frutta secca. Mi sembra. Ma buono. Io non leggo neanche il menù, a me va bene, mi sembra molto molto buono. Siruela, a te vanno bene le lasagne? Bene, allora va bene. È entusiasta! Quanto no, è grosso? No, già che era tutta cupa, tutta destra. No, non è, no, non è mai stata. Beh, gli ha dato la vodka. Lei è stata schiava, è stata liberata, quindi per lei tutte le cose sono nuove. Okay. Non ha mai vissuto, è sempre stata in nave. Andrei. Da. Io sono curioso di mangiare il tuo piatto, molto buono, tanto tempo che non mangio una girana, ma scusa, perdona, una domanda. Rutenia è bellissima per i suoi case, tutte grigie, tutte quadrate, tutte uguali, bellissimo, cioè proprio fa sentire casa. No, tutte uguali, tutte diverse. Hai ragione, per occhio non ruteniano. Perché tu hai fatto simile abominio architettonico? Ah, no, ho fatto io. Ah, chi ha fatto? Mia madre. E chi era tua madre? Innanzitutto, scusa, non volevo insultare tua madre che non c'è più, ma non so, non sappiamo se non c'è più, scusa. Hanno solo fatto scusa, c'è ancora tua madre? No. Visto? Ok, è vero. Vabbè, ma non l'ho scontato, Vabbè, mi sembra abbastanza vecchio e rincoglionito, cioè nel senso... Ma poverino, ma non mi sembra neanche... Quanti anni hai? Beh, se non riesce neanche a combattere è un po' vecchio e rincoglionito, effettivamente. Quanti anni hai? 57. Hai visto? A 12 anni. A fine 12 anni. Vabbè, 57 ci sta quasi 12 anni più di me, cioè nel senso... Io ne ho 70 erotti, allora cosa che... Quanti? 70 erotti. E come fai a saperlo? Infatti, come fai non tu? So, l'abbiamo. Cioè, me l'aveva detto Carlos. Che hai 70 anni? No, Carlos ha detto che eri da più di 70 anni e lì. Siccome tu sei molto vecchio. E allora ne ho più di 70, guarda. Ma perché tu ancora così giovane? Per la medicina. Ah, ok. Ma guarda che è un toccasana, continua a guardare. Non sembra tu avere 70 anni. Guarda, sa già, No, non farlo, Andrei, non farlo. No, grazie. E questo è un segreto, Ti fissa col suo occhio. Non ti sta facendo l'occhiolino. Perché tua madre ha fatto questa costruzione così particolare, un pochettino tipo pugno in un occhio?
Vabbè, capito. In un occhio. No, no, che in uno solo. Battute sul mio occhio ormai non ferisce più. Non è battuta, era un modo di dire. Mia madre Marina, lo chef, era delle terre del sud, adorava fiori e tutto, quindi io dopo sua morte ho ristrutturato. Bello. Non mi sento di criticare, mi sembra cosa giusta per onore di mamma. Inizialmente è stato molto difficile per Ruteniani accettare fiori e colori. Sì, molto strano. Ma perché? Qual è il problema dei colori? No, perché bellezza di scale di grigi. Esatto. Per Ruteniano, se cosa non utile, allora rimane inutile. Qual è la differenza se il colore è bianco, se il colore è grigio e se il colore è un colore? Il colore grigio è un colore che serve in queste terre fredde per raccogliere il sole. Così poi, case più calde. Ma poi non cioè... sarebbe più raccoglibile se fosse nero? No, ma... Dubito che Kyla sappia questa cosa. La, ma poi c'è, tu dici grigio, ci sono oltre 300 tonalità di grigi diversi, c'è tante, è come bellissimo quadro bianco e nero, tante sfumature di grigio, anche se ogni tanto vedi, no, che una casa magari è 2 centimetri più alta di un'altra, cioè tu la riconosci subito, casa altissima. C'è il famoso detto ruteniano, il mondo non è solo grigio e grigio, ma grigio. Okay. Me lo scrivo senza saper leggere. Cioè io la guardo in maniera basica, vuol dire che domande banali fai, è tutto diverso. Ma quindi da dove venite, a parte... Che maleducati, non ci siamo neanche presentati. Molto piacere, io sono Judas Dylan Ogg. Judas Dylan Ogg. Dylan Ogg? Per fortuna che lui, se dice le bugie, non succede niente. Ma non è tuo nome. Eh? Sì che è mio nome. No, tu sei John Doe. Ma quello è il nome che mi date voi, ma io in verità mi chiamo Judas Dylan Ogg. Non sappiamo neanche se si chiama John Doe, in effetti. Ma davvero si chiama... Ma è da tantissimo tempo che chiamiamo con un altro nome. No, non credo che si chiami così. No, mi stai... Molto probabilmente non sa nemmeno ma come si chiama. Non sa nulla. Come lo chiamiamo adesso? Voi sapete che io ascolto voi, vero? Sì, c'è stato un piccolo vicissuale. Allora, aspetta, facciamo. Hai ragione. E prendiamo anche lui e lo mettiamo nel gruppetto. Facciamo. Come lo chiamiamo adesso? Lo con noi. Come lo chiamiamo, quindi? Giondo non possiamo chiamarlo. Come hai detto che ti chiami, mi sono già dimenticata. Judas Dylan Ogg. Ma non mi piace Ma Judas Dylan Ogg. Dylan Ogg. Ma N è su Dylan o su Ogg? No, è Judas D puntato Ogg. Ah, alla D nel nome. Deve essere re di pirati. Beh, ti ho conosciuto come John e rimarrai John. È troppo difficile imparare sì, un altro nome. Sì, per gli amici sono John, ma in realtà mamma arrivava da... Perché come stai sparando tutte queste cazzate, John? Ma cosa stai dicendo? Era da un po' che non le tiravo. Com'è che si chiama il regno inglese? Non mi ricordo. Breccone. Reame Breccone. Arrivava dal reame Breccone, quindi... Ma siamo degli amici osceni. Non lo so. Non abbiamo mai saputo nulla del suo passato. Va bene così, non importa. Siamo persone terrificanti. E lui non ce l'ha detto. Ma io mi sento tantissimo. Ma non possiamo sapere qualcosa del suo passato se nemmeno lui sa niente del suo passato. Voi non avete chiesto. Ma noi abbiamo chiesto un sacco di volte. Sei tu che non hai mai risposto. Nei momenti sbagliati, se me lo chiedi, mentre siamo arrampicati su una corda, mentre stiamo tagliando un cartellone. Ma non è l'unico momento in cui te l'abbiamo chiesto. Tutte le volte in cui eravamo in galera. Sì, ma a fare volontariato. Fare volontariato per i bambini. E siamo pure ricercati. Ricercati perché siamo veramente bambini. No, perdona. In che senso? Siamo ricercati, no, maestro! No, siamo ricercati. No, aspetta, siamo ovviamente ricercati perché abbiamo fatto così tanto bene che ci vogliono dare un premio per essere una ciurma non veramente di corsari, veramente corsari. Va bene, chiuderò l'occhio su palle. Lettera di corsa, allora, se chiudi anche l'altro signorina, non ci vedi. Io non sto capendo niente. Signorina, quindi da reame Breccone è strano tuo accento? No, solo mamma. Mamma. E papa? Lo porto sempre con me. È un ricordo suo sempre dentro di te. Sì. Mi hai regalato tuo padre. No, quello era un altro. No, ho tanti teschi. Quindi tuo padre è chiamato Murray. Ma no, Paolo. No, ma io taglia in edit. Ormai. No, non fare! Io sono Kyla, però non so da dove vengo. Ho viaggiato tanto, ma qui non c'ero mai stata. Molto bene, io voglio lei, è molto, molto. Tipo, presente quando tu fai amore con donna e nasce piccolo Bibochki e dopo cresce. Ecco, lei provo stesso affetto, come Bibochka è cresciuta. Maestro. Non ho figli. Neanch'io, però lei quelle cose molto simili. Ah, figlio? Niet. Ah, ok. Io che volevo già propormi al padre. Perché di voi nuovo? Pensato a mio figlio? No, non c'era un motivo particolare. Io non ho pensato un giovanotto così, di belle speranze. Appunto, per quello. Cioè, lui è bello, lui è brutto. Ma lo so, magari da giovane. Sì. Hai dei dipinti di te da giovane? Hai dei ritratti? Per caso qualcuno t'ha mai ritratto mentre eri sdraiato seminudo su una lettiga? Eh? Dice... Ma tu ragazzo in accappatoio! Io...
Io guardo un attimo il mio abito, che non è un accappatoio, qua precisiamo. Sì, lui è un mostro senza. Con fare molto apro proprio l'accappatoio. Piacere, Bacto, ma lei può chiamarmi straniero. Pezza può chiamarmi quando vuole. Va bene, a quanto pare io vado a cucinare. Tu vai a cucinare. Lasagna? Un po' di vodka prima, un po' di vodka, far girare tutti i vodka. Faccio portare. Grande, grande Andrea. Una pezza? Sì, certo. No, no, non fai, chiedi altro, no pezza, magari. Noi un cameriere abbiamo. Perfetto, allora pezzo, sì, chiedo scusa, io domando scusa. Ma noi siamo gli unici qui? In veranda? Sì, no. Ma anche dentro? Dentro pieno. Dentro pieno, in veranda? Meno. Ci sono tante persone, ok. Io so già cosa tu pensi di fare. No, io stavo pensando di chiedere come mai non c'è nessuno qui, però mi ha risposto. Ah, no, pensavo tu vorresti fare il grande gioco di ceffoni, quel no. Però vorrei fare il grande gioco di ceffoni. Ma io guardo, fuori c'è cerchio per combattimento. Aspetto il cibo e poi mi metterò nel cerchio, se non si perde troppo tempo. Il Ceffoni Film Festival. Ceffoni Film... Andrei vi saluta velocemente. Io andrei. Esatto. Vi saluta velocemente e se ne va. Rimanete soli al tavolo con Siruela. Quindi perché non ci hai detto chi sei, se lo sai? Ma non lo so. Ma come? Allora, tu che sei Judas Priest e Judas Dylan. Judas Priest è il prossimo che uso. Judas Diog. Boh, così. Ma come così? Kyla, ma tu gli credi ancora? In verità... Ma io non gli credo mai! Allora perché adesso sì? Io non gli ho mai creduto! Ma è vero, sempre stato sincero con noi, perché non devi credere? Ma perché volevo sapere per quale ragione avesse detto quelle cose? Ma la stessa valenza di dire John Doe. John Doe non è il mio vero nome. Quindi ma qual è il tuo... Non lo so qual è il mio vero nome. Capitano Nog, sono confusa. Oh, piccina, gli stropiccio le guance come sei. Beh, non puoi sceglierti un nome a questo punto? Come vuoi essere chiamato? D'ora in poi ti chiameremo così. Ma John va benissimo, ragazzi. Ma come sapere... Ragazzi, questo pranzo è veramente molto strano. Arriva la vodka. Mi secco mezza bottiglia. Poi mi ricordo che sono gli altri, passo bottiglia. Tu senti il gusto di alcol? Senti effetto di alcol? Non lo so effettivamente ora se lo sento o meno. Prova, prova. Vuoi divertente se muori di alcol? Da, da, da. Bello, bello. Tu, 10 bottiglie di vodka. Sono morto di alcol. Può portare qualcosa di non tossico, per favore? Sì. Grazie. Va bene. Effettivamente domanda molto interessante. Quanti soldi abbiamo? Boh, tu li hai spesi tutti. Infatti, scusatemi, riformo la domanda. Quanti soldi avete? Io pensavo che li avessi tu, maestro. Abbiamo il giusto, non per 10 bottiglie di vodka, per 3. Beh, 3 bottiglie di vodka a cena? Mi sembra, pranzo. Mi sembra bello impegnativo in 4. La vodka non è forte come la vodka, io ti ricordo. Un po' meno di gradazione. Pezza rientra e arriva con un succo di frutta. Ok. Ho preso il brick con la cannuccetta. Tanto ci sono io sullo sfondo con la bottiglia di vodka che sto facendo il travaso nella mia bottiglia. Se la pagate. Scusa, master, io voglio off game. Perché lei può avere l'analcolico e non posso avere la vodka mentre gioco? Scusami, no. Scusa. Sai perché sono le 9 del mattino? Questo qua hai è... Hai portato il tuo alcol? Oh. Questo è l'errore. Io ho portato il mio alcol. Usce. Scusa. Andiamo avanti per favore. Ma quindi cosa stiamo facendo qui? Mangiando? No, allora... Mm-hmm. Beh, sì. Sì, però ci è stato consigliato da Grilloff di venire qua per vedere il posto e fare magari qualche domanda. In verità lui me l'ha indicato soltanto come un posto interessante da visitare. Però guarda, è strano questo posto, e cioè io te lo dico da ruteniano, è strano che ci siano tutti questi arzigogoli e comunque mi sembra un macione senza occhio combattente che gestisce questo posto qua, molto criptico. Criptico significa che tu sei molto molto strano, molto misterioso, molto mistero. Effettivamente mi stava guardando in maniera un po' strana, quindi con occhio guardingo. Aveva un occhio solo. No, lui è stato molto interessato da passato e anni di John Doe. L'aveva guardato male o bene? Cioè, curioso. Ok, va perfetto. Ma curioso che capiamo che sa qualcosa sulle persone immortali o cose del genere. E che cazzo ne sappiamo? Beh, no. Uno, che cazzo ne sapete? Due, tu non guarderesti strano una persona che dice di avere 70 anni e no, oggettivamente non sembra avere. Beh, adesso no, oggettivamente. Cioè, adesso. Beh. Ah, se va bene, tu giovane anche. Che comunque sì, ho capito. Cioè, quello curioso per dire, ok. Lo dobbiamo prendere a parte e minacciarlo finché non ci dice qualcosa? No, se è cattivo, no. Se
E solo se è cattivo pasticcio ma no, ma uno che coltiva le magnole non può essere cattivo, dai. No, mi incende molto strano. Però quando la minacci la gente parla di solito. Ma la gente può parlare anche se non la minacci. Io non me sì, la sento di sentire. È molto più difficile farla parlare quando non la minacci. Però magari, allora, il punto è che è meno difficile all'inizio, ma poi diventa più difficile dopo, quando devi interagire con la persona che è minacciata. La minacci più forte, no? No, se no ad un certo punto devi per forza arrivare a... Doverla... Aspettiamo pasticcio. Vabbè, a un certo punto arriva Andrei, che lo vedete un po' appunto di fretta, e vi serve il... Andrei, io adesso... Scusa, voglio... adesso io vado di fretta, poi torna su. No, no, tu aspetta, voglio assaggiare, voglio farti complimenti, io metto un po' di pasticcio, com'è? Buonissimo. Piangi. No. Non è come quello che faceva nonna Babushka, però... Glielo dico, non è come quello che fa Babushka, però bravo, buono, buono, buono. Siedi, siedi con noi, siedi, parla, parla ancora. No, adesso non ho tempo. Cosa devi fare? Cucinare ancora? Sì, io vado adesso, torno dopo. Ha un locale, probabilmente. Ma sei l'unico cuoco? Se ne è già andato. Serve mano? C'è un sacco di gente. Forse se aiuto cucina... Non paghiamo. Sconto? Io mi alzo. Pezza! Dov'è cucina? Bello, mi è piaciuto molto. Dov'è cucina? Sul retro. Vado ad aiutare Andrei, da ruteniano a ruteniano. Voi non paura, no? Forse avrei nati, forse io no. Io preferirei... Andrei dice sempre che la cucina è solo sua e di Ingrid. Sì, sì, dice sempre anche lui queste cose del genere, che è solo sua e di Ingrid, però... No, no. Io condivido con tutti. Insisto. Insiste. Lo sposto tipo lanciato. È leggerissimo, eh. Oh, perdona, perdona. Olivia. Dove vado a posto? No, che me lo rompi! Tu rompi dopo. E mentre Olivier se ne va, io prendo il piatto. E mi mando e nello stesso momento e prendo pezza per rialzarlo. Arrivi in cucina, ti prego, dimmi che le porto soffietti. No, non arrivi in cucina, un attimo, fammi narrare. Quanto cazzo è grande se posso scrivere? Non è grande, un attimo! Rientri all'interno dell'edificio. Bellissimo. E vedi appunto molte persone che stanno mangiando. In fondo, di fianco a dove c'era il bancone, quello con le bottiglie, c'è una porticina che porta appunto sulla cucina. A quel punto lì fai per aprire, ma appunto esce subito Andrei e ti blocca. Adesso sono qua per dare mano, io ho visto te molto molto criptico, molto stanco, io aiuta, grosso anch'io, bello, taglio tutto, spacco, faccio mescolo, così tu puoi riposa. Niente. Perché niente? Porgo aiuto, magari poi sconticino. Io aiuto, io mesco, impasto. Se va via, sconticino fa comunque. Tu arrabbiato? No, sono arrabbiato. Niente. Perché io non può aiutare? Perché cucina sa solo io e Ingrid. Chiedo a Ingrid, poi parlo con Ingrid, magari Ingrid è più gentile di te. Ingrid è dentro, non la vedi. Ingrid, posso venire a dare Manoshka? Niente. Va bene, io non... Ma c'è un oblò? Si vede gli oblò? No. Ai ai ai, ci sta nascondendo qualcosa. Adesso. Qua ci sta nascondendo qualcosa. E sono troppo curioso adesso, cazzo. Ci ha stoppato troppo forte. Cazzo, quindi... esatto, c'è poi... No, ok, io aspetto. Tu, dov'è il bagno? Scappa Piposchi. Ti indica una stanza in fondo. Ah, sì. In fondo a destra. Vado, sempre in fondo a destra. Grande, grazie. Sconticino, quindi. Appena entro nel bagno, uso il punterò, E mi trasformo in qualcosa di piccolo. Un topolino lo vedrebbero. In una formica con le ali. Come cazzo fanno a vedermi? Non mi vedono. Cioè, nel senso, la formicchi volanschi. Quanto piccolo puoi diventare? Un atomo. No, un animale. Un animale, scusa. Un plankton, credo che possa. Gli orsetti dell'acqua. Sì, esatto. Voglio che ti schiacciano un muore. Un moscerino, quello della... Voglio entrare in cucina. Allora, ti trasformi in un insettino. Quando volo. Nel frattempo noi... Guardo anche Sergei da lontano, che è fuori. Non sì, Sergei molto maleducato, male. Molto maleducato, molto. Non è fatto entrare Sergei? Sì, che l'hanno fatto entrare. Ah, sì, c'è anche Sergei? Oh, con noi. Sergei. Con noi. No, non maleducato. Abbiamo dato tutto piatto a Sergei. Non sprecarci. No, Sergei è molto educato, usa le forchette e coltello. Ma che cazzo dici? Perché non lui ci riesce, tu no? Infatti, neanch'io lo so. Sergei, mi complimenti, sei un orso veramente d'alta borghesia. Torniamo al moscerino. Sì, vabbè, lasciamo. Entri all'interno della cucina. La cucina è una classica cucina da locanda, quindi c'ha tutto il bancone in metallo, con le pentole appese. Vedi di schiena questa signora
con la carnagione abbastanza scura, la vedi di schiena al momento, quindi non riesci a vederla di volto, con un grembiule e con appunto i capelli legati in una lunga coda dietro, e sta cucinando. È piccolina e magretta. Mi avete fatto venire adesso le peggio cose. Cosa sta cucinando? La carne di qualche animale? Chi sta cucinando? Sta cucinando, ha dei pentoloni davanti che stanno ribollendo. No, perché avete capito, cioè, mi ha detto sono stati gli omicidi, robe, adesso pensavo che mangi, diciamo, in via da militare. No, no, non vedi i pezzi umani. Dov'è? Dov'è? Ora. Andrei. Al bancone. Fuori? Sì. Non c'è nulla, c'è una dispensa? Dove un armadio con dentro il cibo? Sì, tranquillamente. Solo che con la forza di un insetto non riesce ad aprirla. Allora io aspetto un secondo. Vedere se torna Andrei, se c'è qualcosa o tutto quanto. Vuoi vedere Ingrid di faccia? Sì. Appena giri per andare a vedere Ingrid, il volto di Ingrid, l'hai già vista. In una notte d'inverno di molti, molti anni fa, con Sergei, dopo che è riuscito fuori da casa, che tua nonna ti aveva fatto la crema. È proprio lei. Cioè Baba Yaga si è messa a cucinare. Un momento, scusatemi. Cioè, Luca, che cazzo dici? È Baba Yaga? Sembra proprio lei. No, vabbè, scusate ragazzi, a me dispiace. Trasformati. È andata in pensione, per questo che non la senti più. Non la sentivi perché era brava. Allora, le cose sono due. O Andrei ha rapito Baba Yaga e là, o Baba Yaga si è innamorata di Andrei. Che vuol dire che Andrei... Il tocco di Baba Yaga era un po' più forte su di lui. No, scusate, il mio cervello è, vi giuro che si sta liquefacendo, mi sta uscendo da... io ragazzi, io davanti a Aya mi trasformo. Ragazzi, no, succederà. Quanto sono lontani loro per capire un attimino quello che sono? Verando. Scusami un secondo, il locale, quante tavole ci sono? 10 pieni. Ok, ragazzi, io mi trasformo. Mi trasformo davanti a Baba Yaga e mi inginocchio. Lei si spaventa. Baba Yaga, ma tu gli faccio dei simboli. Baba Yaga, madre, babushka, ho fatto tutto, io non ti sento più. Scusa. Ti appoggia il dito. Sai chi sono, babushka? Sai chi sono? No. La sua gonna. Sono Liviai Otonovic. Tanti anni fa ero fuori con Sergei. Era freddo, era notte. Pensavo di morire. Tu sei venuta, mi hai salvato, mi hai toccato, mi hai lasciato il marchio dell'orso. Da quel giorno ho promesso di non dire più bugie, di mantenere le promesse. Non riesco più a sentire il tuo potere. Hai visto? Mi sono trasformato da animaletto picciosco a un uomo grande, veloce. Grazie al tuo potere. Piccolo Liviai, io purtroppo non mi ricordo di te. Comunque, se vuoi venire qua a mangiare, se vuoi ti do qualcosa. Come hai conosciuto Andrei, tuo marito? Non è mio marito, è il mio capo. Come sei entrata a lavorare qua? Cosa è successo? Cosa ti ricordi? Io ho sempre fatto da cuoca per la mia famiglia, poi quando i miei figli sono andati via all'estero, cercavo lavoro e mi hanno assunta. E senti che... Ma io capisco, cioè io... Cioè, è Baba Yaga? C'è una vecchietta? Fisicamente è una vecchietta con questi lineamenti che noi diremmo quasi pakistani o indiani. Ma non può, cioè, perdona. Io esco dalla cucina. Andrei! Cosa ci fa babushka in cucina, Andrei? Urlando come un pazzo. Tu vieni qua e spiega e racconta tutto! Lui è lì di fianco sul bancone, appunto, ti guarda e fa: sei entrato in cucina? Certo, sono entrato in cucina! Andate fuori da mia locanda. Prima porto con me babushka. Andate fuori da mia locanda! Subito! Io non penso proprio, sa? Io entro dentro la cucina, prendo babushka, io vado fuori con lei. La cuoca Ingrid rimane qui. Allora sa che ti dico? Risolviamola alla vecchia maniera ruteniana. E allora sa che ti dico? E in quel momento, mentre sa che ti dico, tutti insieme, contemporaneamente, si alzano dai tavoli e ti guardano. Ma anche in veranda? Anche noi? Anche quelli che sono in veranda e che hanno sentito urlare, voi no. Tutti? Tutti. 60 persone, 70. Sì. Nel frattempo... Che succede? Ma la stessa cosa che succede ogni volta. Diplomazia? Guarda, probabilmente... Diplomazia? Non so, ma dite che stanno per iniziare una lambada? Diplomazia. No. Come vedo? Cioè, perché si sono alzati tutti? Ti stanno fissando. Cioè, sono un po' di cazzi.
Cos'è che sta guardando? Scusi, buono, cosa... Io passo uno davanti, la mano davanti alla faccia. No. Scusi. Io ne prendo uno di forza. Io ho con me... Loro continuano a fissare la direzione... Ehi, che succede? Io finisco la vostra. Io con me Babushka, la guardo, in giro faccio Babushka. Olivia, io devo cucinare per questi signori. Come sei stata trattata da questo uomo? È un uomo fantastico. È sincera? Ti sembra essere sincera. Mi paga bene, mi dà le ferie. Quando ho bisogno di stare con i miei nipotini perché tornano, mi dà il permesso. Hai nipotini? Certo. Dove? Adesso sono all'estero, ma quando passano... Forse hai fatto puttanata. Noi da fuori, Oliviai? C'è il silenzio in questo momento è spettrale. Io sto schiaffeggiando un tizio. Quindi non fa niente. No. Quindi tu hai parenti vivi, tu... Cioè, tu ti ricordi tua data di nascita? Quanti anni hai? Ne ho 75. Quindi tu hai anche una casa qua? Sì, certo. Forse preso fischi per fiaschi grossi. Vedendo la situazione non lo so, onestamente. I fiaschi ne stanno arrivando. Cioè, adesso, da una parte sono un attimino combattuto, dall'altra c'è, sono tutti... Allora andrei. È lì di fianco a te. Perdona. Ma possiamo fare chiacchiere per capire un perché. Vi ho chiesto di uscire dalla mia locanda. No, ho capito. Però c'è la routine. Non mi piace ripetermi. Era altro occhio. So quello che faccio. Possiamo rivederci? No. Tutti molto strani, qua nessuno respira, tutto silenzio, ci sono... L'uscita è lì. E tutti insieme indicano l'uscita. Che cazzo stanno indicando adesso? Beh, non lo so, perché sto ancora schiaffeggiando uno. Aspetta, noi siamo fuori. Perché indicano l'entrata? Non lo so. È meglio se usciamo adesso. Cos'è adesso successo? Io forse ho fatto o grande cazzata o grande pericolo su di noi. Quindi sorriso, basta c'è fuori sui video, basta. E forse è il caso di uscire perché problemi. Quindi okay. Non dobbiamo pagare? Pagare è l'ultimo dei problemi. Io spiega e poi capire, poi torna, fa culo così, però dopo. Io mi porto dietro il tizio che ho preso. Esco con il tipo. Ma non vuole uscire con te. Ah, non mi importa, lo trascino. Madonna mia, che male che la vedo. Però aspetta, è interessante. Lo trascino. Questo qua è imbambolato. Continuato a schiaffeggiarlo, imbambolato, dal nulla, vedo che indica. Aspetta, la domanda che ti faccio è... L'hai schiaffeggiato tipo svegliarlo o gli hai dato le pizze fortissime? No, l'ho schiaffeggiato per svegliarlo. Ah, ok. No, questo non, qua non ha detto niente, io me lo porto dietro. Vedi che fa resistenza. Continua a trascinarlo. Gli altri arrivano a prenderlo. Che roba strana. Io sono basito e se qualcuno tocca lei io apro faccia. Non lo stanno toccando lei, stanno prendendo il tizio che sta venendo trascinato fuori. Che faccio, lo continuo a prendere? No, io... Lo portiamo dietro questo tizio? Ci facciamo spiegare che cosa sta succedendo in questo piccolo posto? Pezzo più piccolo, prendiamo lui. Donna cuoca, identica sputata Baba Yaga. Io apparso davanti a lei, però lei mi ha detto che vive qua, ha parenti, ha nipoti, lavora da Andrei, quindi ho accusato Andrei. Le persone si sono tutte quante alzate e comportano come automi. Io non... Ne parliamo fuori? Sì, quindi... sì, parliamone fuori. Mi stanno ancora indicando l'uscita. Sì, infatti io direi parliamo fuori. Tu lascia qua tipo, poi noi esce perché non capisco. Maestro, se... Maestro, è sicuro che non le serve? Io non capisco se è pericolo o cosa buona. Non penso sia una cosa buona, se un interno che vuole prendersi. Soprattutto perché ci hanno mandato qua Grilloff. Usciamo. Come mi sei? Io sento Baba Yaga? No. Mentre usciamo, io vorrei guardare. Nel preciso momento in cui uscite, no, si siedono. Ok, no, allora, una cosa. Scusa. Mentre stiamo uscendo, io guardo intorno a me, non in maniera nascosta perché non me ne frega nulla, se vedo qualcuno che ha il simbolo del tocco. Cioè, voglio capire se questi sono toccati. Non riesci a capirlo perché la maggior parte dei vestiti sono... coprono la maggior parte del corpo, quindi in realtà non... Domanda, nel preciso momento in cui usciamo si siedono? Nel preciso momento in cui uscite, risentite che ricomincia il vociare classico di ogni taverna del mondo. Volevo provare a rientrare, si alzano. Riesco, sì, rientrare, si alzano. Lo fanno? Cosa? Rimetto un piede dentro. Si girano verso di te. Lo ritiro fuori. Vociare. Rimetto un piede dentro. Si girano verso di te. Lo ritiro fuori. E allora!
Scusate, scusate, picco testa, volevo... Andiamo, che... Rimetto più dentro. No, allora, cos'erano, una settantina di persone? Più o meno. Non le avete contate, ma sì. Sono stati infatti ho avuto un attimino l'idea di spaccare tutto. Ma che cosa sincero. È successo, maestro? Poi una volta, 10 minuti in una locanda non fare danni. Io giuro, no colpa mia, giuro. Io e chi? Ho cercato di entrare in cucina, respinto malo modo da Andrei, malo modo, cattivo, brusco, maleducato quasi. Curioso, assassini. Ho detto, magari lui tiene pezzi di carne dentro di uomo morto. Perché? Che schifo! Siamo in Ruthenia, non schifare nulla, cibo. Cibo. Preso, io trasformato in Moshe Roshki, sono entrato in cucina e cuore esploso perché davanti a me c'era Baba Yaga in cucina. Quindi io ho ritrasformato in bello uomo ruteniano, abbracciato piano. Quella sì, vecchia quello. Era Baba Yaga. Sì, ma lei poi identica, cioè io ricordo, lei mi ha dato questi, lei mi ha salvato vita, io parlo con lei, sento lei, tu non io. Non dovrebbe essere tipo una strega, una maga, una divinità. Tu intelligente. Quella mi sembrava una persona. Lo so, però uguale, identica, sputata, identica, uguale. Forse hai sbagliato persona, maestro, forse ti ricordi male. Ok, ma allora perché lui non mi ha fatto entrare così scorbutico? E perché io ho appena detto tutti alzati come automi indicando noi e non reagito? Quello è molto strano. Tu puoi sentire gli altri dotati del tocco? No. È un rapporto intimo con Baba Yaga. Allora io ho detto a Andrei, risolviamo Ruteniana, no? Cioè io ti faccio culoschi così tu dai risposte. Lui tutti alzati in piedi. Io sinceramente potevamo forse provare a fare cazzotti, però erano un po' tanti, un po' tantucci e soprattutto mi sembravano belli incazzatucci. Ce l'avremmo fatto. 70? Sì. 70 tantine. Anche di più, maestro. No, ricordati. Beh, 35 teste ce l'avevamo. Anche di più, maestro. Beh, sì, mi sembra un numero corretto. Poi tu conosci altri dotati del tocco? No, conosco altri dotati del tocco, mi sembra di no. No. Magari li ho incontrati, ma a Ruthenia no. Il tipo ha detto anche tutti gli altri del tocco non lo sentono più, quindi forse conosce qualcuno. Chi aveva detto sta cosa? Scusa. E Andrei? La guardia. Ah no, la guardia all'inizio. Sì, che è... No, Gabriello. Quella che ti sei portato dietro. Grillo. Gabriello. Gabriello, Grillo. C'è qualcosa che per caso possa controllare la mente di tutti? No, dubito ci sia mente alveare qua, sinceramente. Dubito. Però... Ah, tu dici mente alveare dentro il ristorante? Mente alveare, forse no. Però effettivamente ragiono un attimo su una cosa. Baba Yaga sente e ascolta tutti. Sì. Contemporaneamente. Sì. E fa in modo che loro facciano quello che lei vuole. Perché lei non vuole che tu menta e tu non menti. Esattamente come Andrei voleva che quelle persone si alzassero e loro si sono alzate. Baba Yaga è buona e quindi non imprime la sua volontà su chi tocca. Ma quel potere in altre mani com'è che potrebbe essere utilizzato? Terribile. Pensi che quel tizio stia utilizzando il potere di Baba Yaga? Tu sei sicuro che quella era lei, no? Sicuro come neve bianca. E quando l'hai vista era uguale identica ad ora? Identica. Mi sembra un po' strano allora che non è mai invecchiata. E se la cometa che hanno visto fosse stato uno strumento per togliere il potere a Baba Yaga e farlo prendere a qualcun altro? Chi altro io chiede, da quanto tempo c'è questo posto? Non c'era prima, quando sono andato via da Ruthenia, da Valera, questo ristorante qua? Se c'era era fatiscente, non te lo ricordi. Sai cosa? Oliviai, andiamo a trovare qualcuno che magari sa qualcosa di più. Non Grilloff, che comunque avrà i suoi cazzi. Conosci qualcuno da cui potremmo andare per stare un po' più tranquilli, anche per riposarci un attimo? Qualcuno c'è un luogo sicuro qua. Con persone, voi delle donne migliori di tutta Ruthenia e uomo. Mi piace. Molto. È un posto molto bello, molto caloroso, molto rumoroso. È Casa Ottonovich. Non posso farmeli così. Conta
quanti passi mancano alla notte. Non portare lumi, tanto poi l'inghiotte. Lei ha la pazienza di una sigaretta. Riderà di te più te ne andrai di fretta. Da-ra-da-da, la fine che ti meriti. Da-ra-da-da, non pagherai i tuoi debiti. Da-ra-da-da, li porterai con te. Lei dormirà con te, ma chi ti sveglierà? Distanza ancora non è giorno. Scava nei tuoi sbagli e ciò che ci sta attorno. Gira nel mortaio, gratta col pestello. Intreccia ogni tuo inganno e te lo legga al collo. Da 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 da, la fine che ora ti eviti. Da 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 da, è quella che ti meriti. Da 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 da, e aspetta proprio te. Non chiederti il perché o te lo ricorderà. Si è messo nella notte. Non cercare lumi, sai che lei l'inghiotte. Lei ti ha dato il tempo di una sigaretta. E ride già di te che te ne vai di fretta. Da-ra-da-da, la fine che ti meriti. Da-ra-da-da, non pagherai i tuoi debiti. Da-ra-da-da, li porterai con te. Lei dormirà con te, ma chi ti sveglierà? Oh beh, libero arbitrio. Ma fai schifo! Perché? Ma suo padre, sua madre, sua nonna! Ho sempre voluto farmi una famiglia. Non è vero! Non è vero! Sono indeciso non se... Non è vero! Cioè, ci sono state... Tu non fai altro che sparare cazzate, stai zitto! No, sono indeciso qual è la chiusura migliore, perché sono... È incredibile!